Mi associo, come dire, alle considerazioni che sono state svolte riguardanti il rapporto con l'università, che è stata fondamentale per noi come alleanza delle cooperative, perché abbiamo avviato un percorso davvero importante che si attiva ora al quarto anno continuativo di queste lezioni sulla legalità. In realtà più che delle domande alcune considerazioni, nel senso che la nostra associazione, più che solo e a fianco di chiunque combatta l'illegalità e la corruzione, ma soprattutto vediamo che cosa il mondo dell'impresa sta facendo, dell'impresa cooperativa, per in qualche modo essere a fianco delle nostre istituzioni. Allora, certamente a livello territoriale ligure penso abbiamo fatto davvero molto come alleanza, nel senso che con la partnership dei comuni, con le organizzazioni sindacali, appunto della richiamata università, degli istituti scolastici, abbiamo avviato già da tempo un percorso molto intenso che riguarda, soprattutto è stato anche citato poc'anzi, il discorso collegato all'educazione dei nostri soci e delle nostre dirigenti di governo. Abbiamo fatto marchi di qualità sulla legalità, di cui concetto più ampio rispetto al concetto di corruzione. In considerazione di un fatto, credo, apprezzabile da tutti, cioè il fatto di rispettare la legalità è di per sé stesso un motore di sviluppo economico straordinario, perché coinvolge e trascina con sé qualità, competenza, concorrenza. C'è una bellissima, a proposito di corruzione, definizione della Corte dei Conti di qualche anno fa, che diceva che la corruzione è una tassa immorale che preleva dalle tasche degli italiani onesti una quantità di denaro veramente straordinaria. Si parlava in allora di 50-60 miliardi di impatto della corruzione. Ma noi su questo evidentemente stiamo attivando quindi questi percorsi che riguardano in particolare la formazione dei dirigenti, proprio nell'ottica di educazione. Educazione dei nostri soci e dei nostri associati. C'è un tema sul quale in realtà vorrei proporre una riflessione, che per quanto le organizzazioni possano fare insieme agli altri enti, c'è un tema che riguarda poi i controlli. Parlo del mondo della cooperazione. Il tema del controllo e della revisione, tutte le nostre associate alle tre centrali cooperative subiscono la revisione, cioè organi ispettivi. Deve essere una falsa cooperativa che c'è. Vanno a verificare all'interno delle nostre strutture quali possono essere, soprattutto rispetto al tema di contratti di lavoro, di applicazione corretta della normativa fiscale, del rispetto della normativa civilistica. Ecco, questo viene fatto sulle nostre associate perché abbiamo degli organismi interni di controllo. Non avviene su cooperative che non sono associate alle centrali cooperative. Ora, fuori dubbio che non voglio dire che chi non è associato è una falsa cooperativa e opera nell'illegalità, ma certamente una falsa cooperativa non si associa alle nostre centrali. Il tema dei controlli, perché dico è importante? Perché certamente questo è un primo elemento, no? di verifica di quelli che possono essere il rispetto della norma. C'è poi un tema che riguarda chi fa impresa o sa. Abbiamo una serie di adempimenti quasi quotidiani e di rapporto con la pubblica amministrazione. Penso all'Agenzia delle Entrate, penso all'INPS, all'Ispettorato del Lavoro, alla Guardia di Finanza, dove, come dire, comunichiamo dati. Allo stesso modo questi enti, attraverso le attività ispettive di controllo, recuperano dei dati. Allora, se si mettesse un po' più assieme le banche dati, sarebbe forse importante, perché qualche elemento potrebbe essere evidenziato anziché aspettare la denuncia di flusso di carico. Infine, un ultimo tema, più collegato, Presidente, alla funzione anche dell'organismo da lei presieduto, riguarda anche il tema delle gare d'appalto, delle sezioni appaltate. Anche questo è un elemento importante. Perché? Perché certamente se nelle gare d'appalto l'elemento del prezzo assume un rilievo determinante quando io vado a assegnare quella gara,
È evidente che in quel prezzo, se io sono la società che in qualche modo investe, non solamente nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ma in quel prezzo vado a metterci la qualità, la mia competenza, la mia organizzazione, rischio di essere escluso da quelle gare, da chi invece tutta sta roba non fa. E la pubblica amministrazione dovrebbe, in quella funzione di controllo a cui richiamiamo, verificare non solo l'economicità dell'appalto, ma anche se vengono rispettati gli altri. Perché le nostre cooperative, da questo punto di vista, quelle più serie, non solo vengono escluse, ma si rischia di escludere anche quei soggetti fruitori di quel servizio che magari ce l'hanno a un prezzo basso, ma con una qualità assolutamente di inefficacia. Termino con una considerazione, è mia personale, ma credo che lo posso dire a nome di tutta l'Alleanza. Tutto corretto, quello che è stato detto è davvero di grande interesse. Però c'è un tema, io credo, che possiamo fare protocolli, norme, regolamenti, leggi, incontri comuni con l'università. Ma se ciascuno di noi non acquisisce un senso di responsabilità civica davvero elevata, che si esplica sul fatto di praticarla nel momento stesso che entro per casa e che esco di casa, ahimè, io diremo che la lotta alla corruzione e alla legalità verrà, perché dobbiamo essere ottimisti, ma con tempi un po' più alti.